ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo qui su Dokkan Battle. Sono uscite finalmente le evocazioni in cui escono LR, quindi direi assolutamente di andarla a fare. Quindi intanto ti faccio questo qui, che è vero che comunque poca roba, nel senso aspetta quell'altra esce, escono SR, Massimo, SSR. Ogni tanto mi è uscito qualcosa di, non dico di ottimo, però comunque di utile, di alcuni PG che già avevo, quindi ho potuto sbloccare le route nel Lead and Potential, in questo caso no. Quindi direi tranquillamente. Allora, ogni 3 evocazioni ne dovrebbe dare una gratis. Il che mi va veramente, veramente più che bene. Ora vediamo con la prima, che costa da 30 gemme. Cosa mi esce? Ok, è uscito Vegito. Quindi con la fusione, quindi dovrebbe uscire, spero, qualcosa di buono. Ok. E Majin Buu cattivo, Goten di GT, Ultimate Gohan, Dabura, io chiamo Dabura però molti chiamano Labura. Tu sei SSR, ok, Super Janemba, che non è male. Ok, Gohan bambino, Sin Sharon AGL, fascia in quest'altra versione, ok, e ci dà dei Dokkan Festival ticket che non so se si fanno dalla evocazione oppure si farmano tranquillamente da un'altra parte, nel senso nel Baba Shop, non mi ricordo, mi pare nell'evocazione, mi pare. Super Saiyan 3, buono, vediamo effettivamente. Ok, Goku e Vegeta Angel SSR che diventano LR, questo è veramente veramente un'ottima evocazione, veramente veramente detto veramente ottima. Ora, e se riesco, prima di fare un'altra reazione, volevo fare un piccolo screen. Ok, no, sbagliato. Ok, lo salvo al volo. Ok, ora terza evocazione. Dovrebbe uscirmi poi subito dopo questa quella gratuita. Ok, quindi vediamo in questo caso cosa ci esce. Ok, Super Saiyan 2, vediamo se esce di nuovo il 3. No. Ok, quindi qualche SSR al massimo. Ah, oh, cosa si era sbagliato? Broly, quel Broly è veramente buono, anzi più che buono. Ok, Goten Super Saiyan SSR, altri ticket. Ora vediamo, perché io so, quel Broly mi è buono perché ne ho già due e volevo farmi un team Broly, e quindi è molto molto ottima come uscita da parte dell'evocazione. Questa è quella gratuita, non mi aspetto che in quella gratuita esci chissà che cosa di buono, tanto vediamo. Però è uscito Super Saiyan secondo livello dopo, quindi in teoria spero dovrebbe uscire qualcosa a parte gli SR. Ok, Trunks del futuro SSR. Ok,
altre tre per da fare per quanto riguarda l'evocazione. Però volevo prima di farlo, nel senso prima di andare avanti, volevo farmi giusto una questa casuale, perché in questo modo riesco a ottenere riesco a ottenere una gemma. Ora, con quella da 4, ok. Diciamo che la cosa utile è cercare di prendere quanti più strumenti possibili, e almeno quanto riguarda questo. È vero che non sono chissà quanto buoni, però. Allora, io intanto avevo tolto avevo coliffa che appunto ho tolto perché per un fatto di per vedere come questo gogo era, diciamo, attualmente, perché visto che l'hidden potential è molto più alto di questo gogo rispetto alla Caulifla, perché nemmeno ha dati 4 e quindi sono riuscito a potenziare un bel po', quindi avendolo ottenuto a livello un po' più alto, al momento è meglio lui. Però se sono apparite comunque sono entrambi full power e full ability, è decisamente meglio Caulifla. Ok, non ho ballato molto ora al fatto delle orse, comunque essendo in modalità normal, quindi molto semplice, basta poco. Nel senso, non è neanche necessario il super attacco per batterle, almeno col team che ho attualmente. Ok, battuto. Prendo lo strumento ed infine ho completato, quindi ho ottenuto la medaglia. Completato pure un paio di missioni. Vediamo se a parte queste che i regali vado a ritirare dopo. Perché così in questo modo. Tu cosa mi dai? Ah, ok, mi dai una Dragonstone. Che buono. E tu mi dai le monete per quanto riguarda ok. Ok, quindi ora come ora ne posso fare altre due perché questa occupa 30 gemme. E la prossima dovrebbe essere di 35 gemme, quindi dovrei farcela giusto giusto. Ok, anche in questo caso dubito che. Ok, Super Saiyan 2 Goku, One Angel, non è male. Ok, questo già ce l'ho nel team di Super Saiyan God Vegito e mi è ottimo per quanto riguarda le route, anzi è molto ottimo perché è molto buono come personaggio. Poi Super Saiyan 2 Gohan e basta. Ok, altra evocazione. Allora mi conviene quasi le prossime multi evocazioni di farle in questa sezione qui per ottenere Vegito SSJ God. Che buono, comunque è diventato Super Saiyan livello 3, quindi spero in un PG diventa SLR Vegito LR.
Quindi ho ottenuto in totale due personaggi che diventano LR, sia uno da una parte che l'altro dall'altra. E ovviamente anche in questo caso mi salverò lo screen. No, ho sbagliato a salvarlo, a selezionarlo. Ok. Perfetto, e per quanto riguarda questa parte, no, non volevo andare al barber shop, bensì ad andare a prendere questi regali che ci hanno fatto. Ok, non so se i ticket, sì, esatto, vengono messi qui. Quindi direi tranquillamente di andare a fare queste evocazioni di qua. Poi dopo vado a vedere se nel barber shop posso scambiare quelle monete, quelle rosse che mi ha dato nelle evocazioni. Non so se mi ricordo che me le dà pure qua. No, non mi pare. Ora vediamo. Se in qualche modo, pure in questo caso, dovesse uscire qualcosa, non credo che in questo esce qualcosa di veramente utile. Per il momento ne ho fatte solamente due, sono usciti solo SR. Spero in un SSR. Non prendendo i SSR dentro LR, perché comunque già li ho ottenuti. Ok, questo ce l'ho, diventa Janemba UR, quindi questo è discreto come personaggio. Ok, abbiamo solo due. Vediamo se dentro persone sono livello. No. E quindi ho Guldo. Quindi vediamo se, quanti personaggi. Vediamo se in questo caso esce. Spero un Super Saiyan di secondo livello, che eccolo. Addirittura un Super Saiyan di terzo livello. Quindi penso che esce qualcosa. Ok, Super Janemba. Quindi non è il personaggio che diventa LR, però comunque è un buon personaggio se maxato bene. Quindi altra evocazione. Sempre Super Saiyan normale. E Cell versione perfetta. Ora vediamo se si riesce a fare qualcosa. Ok, Majin Buu quando ha assorbito Godenks. Diciamo che le sto facendo il più possibile queste evocazioni, più che altro a parte per i personaggi che ho ottenuto che diventano LR, ma più che altro per i personaggi. Anche per personaggi che gioco che sono comunque molto buoni, una parte come Vegito Super Saiyan Blue, che è buono perché appunto diventa quello PHI per il fatto dei molti attacchi che fa Super Saiyan 2. Vediamo, esci. Ok, fascia SR, GL. Ok, questi li ho finiti. Sotto non credo di averne altri da fare. Devo
trovare un modo di fare questi ticket qui. Ora, vediamo in che modo ho la possibilità da quest'altra parte di ottenere qualcosa. Ok, su questo è il secondo livello, quindi spero in un SSR. No, SR, Capitan Genio. Ora vediamo. Forse ora dovrei, perché non ricordo nelle varie giornate, che stavo facendo il team Bardock, stavo farmando un po' i vari membri e me ne manca uno da completare. Non ricordo male, non ricordo quale, però comunque era uno da evocare, da finire, da potenziare. Che mi manca solo quella missione e dovrei ottenere Bardock, quello che diventa LR, che lo devo fare full ability. Ok, ultimi tre biglietti, quindi ultime tre evocazioni. Vediamo in questo caso cosa esce. Penso comunque un SR o comunque un raro. Ok, Chanzo che non è chissà quanto forte. Ok, vediamo ora in questo caso se riusciamo a ottenere qualcosa. Super Saiyan primo livello, secondo livello, terzo livello, niente? No. È sempre Chanzo, SR, però in questo caso invece SDEC è STR. Ora vediamo se esce qualcosa in quest'ultima evocazione. No, Iago SR DEC. Ora devo controllare, a parte che posso sbloccare una, finalmente aggiungerei una rotta. Dopo controllo su internet in che modo devo sbloccare queste altre zone qui. Intanto sblocco quelle fisse. Ok, orbs ne hai. Ah no, non devo andare indietro, bensì ora abbiamo il nostro caro amico Zamasu, che ho ottenuto per perché ho ottenuto un altro membro. C'è un altro Zamasu sempre STR, quindi posso sbloccarlo. Vediamo se ho qualcun altro da sbloccare. Loro devo finire di potenziare, no? Allora, a te avevo fatto tutto, ok. A te anche. Mi pare mi manca fascia. No? Non eri tu? Allora dovrebbe essere Bardock, appunto, Bardock STR, che non ho selezionato. Allora indietro, che mi mancano giusto queste due zone qui. Quindi voglio vedere, prima di tutto, ottenere le missioni che vi ho sbloccato. Ok, tu mi dai buona roba. Allora, sta negli eventi, in zona storia. Eccolo qua, il team Bardock. E quindi devo fare lui. Quindi me lo faccio un paio di volte, giusto per finirlo di potenziare.
comunque zona Bardak me lo vado a battere, perché ci sta la parte che, cioè, nel senso, è suddiviso in due parti la mappa, ovvero andando dritti verso di qua si completa subito, invece andando a sinistra ci sarà la possibilità di innanzitutto di ribattere Bardak, che da vari strumenti o c'è la possibilità che risbuchi lui. Ok, un altro uno. E però comunque facendolo in questo modo si ha la possibilità di ottenere più orbs per l'Hidden Potential. Mi pare che mi manca solo lui da battere. Ok. Dovrei riuscire comunque a batterlo in questo modo, perché comunque con l'ultra super attacco di Goku versione God, in teoria ce la dovrei fare abbastanza tranquillamente. Infatti ho fatto pure critical e l'ho mandato giù. Ok, dato strumento. Quindi ce la dovrei aver fatta. Non ricordo quanto materie, quanti item mi mancano. Però in teoria, avendo attivato il boost, ce la dovrei aver fatta, almeno spero. Ok, Grigalit. E non mi bastano. Vediamo fino a dove riesco ad arrivare. Ok. Ok, quelli large dovrei averne a sufficienza, quindi devo fare quelli medium e quelli small. Ok, mi do un altro ticket che non ci faccio assolutamente nulla, almeno per il momento, meglio con uno solo. Ora direi di riutilizzare sempre Goku versione God LR. Ora non comunque per quando vado zona quelle le orbs medium, perché andando sempre di là a sinistra dovrei ottenere quelle small a sufficienza, almeno spero. Allora, ogni volta ne ottengo doppie, quindi ottengo più o meno un centinaio, quindi sono 270 per 2, arrivo più di 500 e quindi dovrei stare tranquillo. Pure qui ne ottengo abbastanza di quelle medium. Ok, fatto questo e dovrei essere a posto. Per quanto riguarda, ok, in questo caso preferisco fare così. Anche ora, sempre grazie a Goku Super Saiyan versione God, dovrei farci abbattere molto tranquillamente e a finire le missioni. Ok, ora dovrei essere riuscito a ottenerne abbastanza per completare
Ah, 99%, quindi mi manca qualcosa da qualche parte. Quindi immagino giusto uno o due, forse qua sotto no. E dove allora? A te ti avevo fatto sì. Perché me manca qualcosa? O meglio, dove mi manca qualcosa? Ok, ti avevo fatto a te sì. Ok, l'unica è andare a controllare ogni singolo percorso nella speranza di trovare qualcosa. Quello che manca. Ok, ah, eccoli. Quelle small, 170 di quelle small. Però questo giro non lo faccio completo l'evento, nel senso che non lo vado a battere, anche perché dovrebbe bastarmi la parte, tanto ne prendo una a caso, solo la parte delle, cioè la prima parte, quindi non vado a sinistra, ma lo completo prima, anche perché mi dà 40 per botta. Qui sono 80, 40, 125, 125, 45, 160, 170. Dovrei stare a 170 tondi tondi. E quindi in questo caso l'avrei finito tranquillamente. O meglio, avrei potuto utilizzare sempre per quanto riguardava l'ottenere il doppio, le doppie cose. Però per essere più tranquillo, però meglio risparmiarlo per qualche altro evento, ok. Ora dovrei aver. Ah, ok. Ok, 100%, 3 missioni completate. Che era quello in assoluto che volevo fare. Ah, ok, dovrei. La stone. Ok, vedo un po' di roba. Ora, questo è praticamente, devo completare tutte le lead impersonation dei 5 membri per ottenere Bardock LR. Che direi che voglio allenare subito. Prima però voglio fare un'altra cosa, voglio dar via un po' di PG inutili, che in particolar modo gli SR, che non è che diventano chissà quanto forti. Ora, voi siete tutti SSR, quindi tu non diventi chissà che cosa, vero? No, tu diventi UR, quindi ti tengo. Stessa cosa per te, infatti immaginavo. Ok, voi siete SR, Ginio. Idem, non, ok, tu diventi UR. Ok, bisogna comunque, vero che mandare via tutti i PG inutili, però bisogna comunque stare attenti su chi mandare via, perché molti diventano, è vero che sono SR, però hanno la possibilità di diventare SSR, e vuol dire UR. Però intanto ho fatto
parecchia roba. Ok, tu diventi. Ok, tu diventi UR ed è buono perché ne ho 3. A te non mi pare diventassi appunto chissà che cosa. Infatti questo qui che già ce l'ho diventa. Ora si deve fare la Dokkan Wagen per poter sbloccare l'Idem for National. Ok, dato via tutti quelli inutili, ho ottenuto veramente tanta roba utile. Ora mi vado a prendere veramente quante più medaglie possibili per il semplice fatto che i personaggi buoni comunque di ne ho ottenuti parecchi e quindi servirà. E voi? Ok, quindi posso ottenere queste cose, devo capire come ottenere le medaglie, questo ne voglio avere quante più possibile. Ora, questi sono sicuro sono quelli che danno i creatori. Io sto prendendo ora come ora sto prendendo sempre Broly STR per il semplice motivo perché ne ho già uno, quindi devo comprare la rotta. Stessa cosa riguarda questo Goku Tekka. Però volevo andare a vedere le medaglie rosse, che ne ho più o meno 100 e non credo di riuscire a ottenere qualcosa. Ok, ottenendo i 500 ottengo Goku e Vegeta Angel LR. Stessa cosa riguarda per Vegito e per Broly. Ok, quindi devo farne tante. Pure Janemba. Ok, quindi di evocazione devo fare veramente, veramente tante. Direi, intanto alleno loro. Anzi, non volevo tanto allenare loro per primi, bensì, se lo trovo, eccolo qui. Ah, ok. Quindi in teoria già dovresti essere maxato. Perché già sei LR, quindi dovresti essere molto più forte per quanto riguarda il sovrattacco, cioè a parte il sovrattacco che non è chissà che cosa, o meglio di per sé in generale. Ok, siamo a 138, forse allo 139 ci arriva, che stando sul pianeta appunto 139. Ok, 140, quindi mancano in totale 10 livelli. Ok, sicuro, forse 141 essendo anche super successo. Ok, ho finito le cose. Ok, 142, ok, 143 in pratica. No, 142. Non sono riuscito ad arrivare a 143. Ok, dubito di riuscire ad arrivare a 150. Voglio controllare anche per quanto riguarda il
Lead and Potential. Ok, ho finito tutto e quindi non posso proseguire per quanto riguarda lui. Ok, 0%. E le route, immagino, infatti, sono tutte bloccate. Però posso andare a sbloccare un po' di roba in modo del tutto tranquilla. Anche per quanto riguarda le cose, ho veramente, veramente tanta, tanto. Ok. Ok. Dovrei essere riuscito tranquillamente. Ok, ho raggiunto il 30% di cose sbloccate. E altre missioni da prendere. Vediamo in questo caso cosa. Ah, ok, giusto vedere delle cose che già avevo. Ok, queste sono le cose che. Ora però, ok, quindi sicuramente posso finalmente cambiare il leader e andare a mettere il nostro amico Team Bardock LR, soprattutto che è veramente, veramente tanta roba. Ora devo trovare il modo per sistemare anche gli altri. Ok, allora ragazzi, direi per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti.